Rimani nella sua parola e sarai libero. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Questo giorno lo dedichiamo a Dio e alla sua parola che entra anche oggi nella nostra vita. Accogliamo Giovanni 8, 31, 42. In quel tempo Gesù disse ai quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Amen. Cari amici, siamo ancora nel capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù ha compiuto quel gesto molto bello nei confronti dell'adultera. Le ha detto: alzati, nessuno ti ha condannato, donna, ti sono rimessi i tuoi peccati. I giudei di fronte a queste sue affermazioni sono alterati, sono nervosi, però alcuni quasi lo volevano seguire, alcuni giudei. A loro dice Gesù: se rimanete nella mia parola sarete miei discepoli, conoscerete la verità che vi farà liberi. Di fronte alla questione della libertà, questi giudei iniziano a dire: calmati Gesù, che cosa stai dicendo? Noi siamo discendenza di Abramo, non siamo mai stati schiavi. Perché adesso vieni a dirci che diventeremo liberi? Vedete l'orgoglio, il nostro orgoglio molto spesso di fronte a Dio e alla sua parola ci fa prendere le distanze, perché noi diciamo: ma io sto bene. Il mondo dice: ma io non ho bisogno di Dio, che cosa mi serve Dio? Io sono libero di fare quello che voglio. Certo, libero di cadere quando voglio ogni giorno, questa è la verità. Libero di peccare ogni giorno, questa è la realtà. Infatti Gesù dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato. Vorrei rifarmi a una bellissima espressione che dice Sant'Agostino: la vera libertà non è decidere se scegliere il bene o il male, ma la vera libertà, il vero cuore, il cuore libero, sceglie Dio, sceglie sempre il bene. Il bene del fratello, il bene della propria persona, il bene della società, il bene degli altri, il bene di Dio. Questa è libertà. La libertà non è: decido di uccidere, sono libero. E molto spesso addirittura lo legalizziamo. Decido di criticare, ma sono libero. Decido di giudicare, di condannare pubblicamente, sono libero. Che cos'è la libertà, fratelli e sorelle? Abbiamo dei concetti molto lontani dalla verità.
Ma se facciamo un cammino di fede, Gesù lo dice, attenzione, vegliate, state attenti affinché in voi ci sia spazio per la verità, cioè per la mia parola. Attenzione, non accusate Dio, non giudicate Dio. Quando noi giudichiamo Dio è perché la sua parola non ha trovato accoglienza nel nostro cuore. Se io cammino nella sua parola, non giudico Dio, non accuso Dio, sono in comunione con Dio. Se in me non c'è spazio per la parola, ecco che sono cieco, sono schiavo, non sono libero. Molto spesso noi diciamo, io prego, prego, prego sempre. E la mia domanda è, ma nella tua preghiera quanto tempo, quanto spazio dedichi alla parola di Dio? Niente, perché ho le mie preghiere. Voi cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Riflettiamo sulla nostra preghiera personale, sulla nostra preghiera comunitaria. Riflettiamo. Pensate che la liturgia è fondata sulla parola di Dio. Tutti i passi del Vangelo sono trasformati in preghiere. Che la nostra vita possa essere lo stesso, trasformata in una preghiera nella sua parola e che la mia decisione quotidiana sia quella di accogliere sempre, trovare uno spazio dentro di me per ascoltare Gesù, altrimenti non è il mio pastore, non è il mio maestro e io non sono suo discepolo. Ma se nel mio cuore, ogni giorno, alzandomi, dico, oddio, parlami. Gesù, accolgo la tua parola e ne faccio tesoro, allora sarò libero. Libero di fare il bene, libero di amare, libero di perdonare, libero di benedire. Altrimenti la mia bocca condannerà, giudicherà e il mio corpo, il mio comportamento e il mio stile di vita sarà anti-evangelico perché la sua parola non ha trovato accoglienza dentro di me. Signore Gesù, grazie per questa parola. Grazie perché oggi stai indicando i passi da compiere per me, i passi da fare. Gesù, voglio essere davvero un tuo discepolo. Voglio conoscere la verità che si trova nella tua parola e voglio essere libero. Libero dal male, libero dalle dipendenze, dalla schiavitù, libero da ciò che il mondo mi propone. Libero da quelle ideologie che mi schiavizzano e mi fanno stare male e mi riempiono di paura, di rabbia, di ira verso gli altri. Oddio, seguo te, seguo la tua parola. Purifica il mio cuore, purifica la mia mente perché possa essere la tua parola, la fonte della mia libertà. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco allora lo slogan che ci invita a seguire Gesù. Rimani nella sua parola e sarai libero. Rimaniamo in Lui, camminiamo in Lui. Questa sera, carissimi amici, avremo la seconda serata online del Triduo Pasquale, dove vedremo Gesù parola viva, che è stato l'amore, l'agape che si è offerto per noi. Vi invito, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Riceverete il link per guardare questa sera, insieme a noi in streaming, la preghiera e l'insegnamento per vivere una Pasqua meravigliosa. Il link è in descrizione qui sotto e anche nelle schede e sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online dal titolo Triduo Pasquale, i 3 giorni che hanno cambiato la storia. Saranno 3 serate di preghiera e di riflessione alla luce della parola di Dio e del Vangelo secondo Giovanni, dove si parlerà di Gesù, l'amore del Padre, che nell'ultima cena ha amato i suoi fino alla fine e ci ha insegnato a servire.
Vedremo insieme il giorno in cui Gesù ha offerto tutto se stesso e ci ha amato sul legno della croce. Scopriremo che nel giorno della risurrezione di Cristo abbiamo ricevuto un amore e una pace imperturbabile che il mondo non ci può dare. Mercoledì 13, 20 e 27 marzo dalle ore 21 ci prepareremo insieme ad una nuova esperienza del Cristo risorto. Iscrivetevi sul nostro sito.